Ciao a tutti, oggi è domenica 31 ottobre 2021. Che presagi avete oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Protagonista la Luna generosa. Generosa la Luna quest'oggi, in transito nel vostro segno, e come succede sempre in questi casi ne ricalcate virtù e pecche, dunque in positivo autorevolezza, carisma, calore, in negativo orgoglio, teatralità, protagonismo. Finita la lezioncina si passa ai lineamenti della giornata, splendida per l'amore grazie al trigono di Venere e al sestile di Mercurio, che promette parole dolcissime o addirittura una frizzante dichiarazione. Ma almeno stavolta non mettetevi al centro della scena, sul piedistallo dovrà starci l'oggetto delle vostre brame, gratificatelo, fatelo sentire importante, unico, introvabile. Se siete reduci da una scornata, e l'opposizione di Saturno lo fa temere, ricostruire la fiducia e l'autostima nell'altro non sarà facile come sembra, vi ci vorrà tempo, e a quanto lascia intendere il Sole in quadratura, raggiunto oggi stesso da Marte battagliero, anche molti conflitti tra voi e voi stessi. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner ma in special modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente, fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Alimentazione assolutamente da tenere sotto controllo, passare a una dieta intelligente con alimenti sani e genuini non potrà far altro che migliorare la vostra forma e donarvi una salute di ferro. Buone occasioni per programmare invio di curriculum vitae ad aziende e società per un lavoro nuovo e migliorativo. Non esagerate però con le richieste, potreste ricevere dei cortesi ma innegabili rifiuti. Sarà meglio che iniziate a pensare di mettere da parte qualche pissola somma che potrebbe rivelarsi utile, invece di chiedere un finanziamento o un prestito potreste pensare di risparmiare di più in modo da avere a disposizione le somme giuste al momento giusto. Purtroppo qualcuno non vuole sentire ragione e oggi sarà inutile insistere. Non insistete e accantonate l'idea di far valere le vostre ragioni. Buone prospettive di successo per qualcosa che vi sta a cuore soprattutto se siete nati di venerdì. Trovate inoltre del tempo utile da dedicare a voi stessi concedendovi anche del relax se necessario. Mettete da parte, potendo, qualche risparmio, è il caso di fare economia su tutto. Potrebbero esservi utilissimi in seguito. Un periodo in cui conteranno le cose di valore, quindi guardati dallo sciuparle o dallo spreco. Abbondanza di amicizia, ma quella vera è sempre rara. Amore a gonfie vele per i nati di sabato. Favorite le unioni con persone molto diverse da te o comunque con interessi diversi. Non essere poco grintoso. Mostra ciò che sai fare. Parole d'amore, non spenderle inutilmente. Amore con la A maiuscola. Sii più affettuoso con i parenti. Un figlio che sta attraversando una fase particolare o un partner troppo agitato potrebbero rovinare la tranquillità delle vostre vacanze o il ritorno al quotidiano. Se non avete la lucidità adatta per decidere, è giusto che ci sia qualcuno a fianco a voi che vi guidi e siete anche molto fortunati di essere circondati da tutte queste amorevoli persone. Oggi dovete cercare di prendere due piccioni con una fava, dare importanza al lavoro e alla vostra famiglia. Siete delusi dal vostro lavoro, della carriera, persino della vostra vita familiare, e tutto ciò vi fa sentire stanchi e demoralizzati. Urano vi contrasta ancora dal segno vostro nemico, amatissimo del Toro, ma voi vi siete ormai abituati alla sua negatività e tenete duro. Sarete attraenti, intellettualmente brillanti, capaci di risollevare il morale anche a chi non è così fortunato come voi. La Luna in congiunzione, in bella posizione, è oggi la vostra principale benefattrice, specie se appartenete alla terza decade e vi guida verso svolte ragionate, nella sfera familiare e in campo patrimoniale, usando il buon senso, la capacità di lucida riflessione, l'equilibrio. È finalmente arrivato il momento dei chiarimenti. C'è chi deve fare una scelta tra due persone o chi è molto arrabbiato con qualcuno. Fate pace. Capitolo lavoro. Questo è un momento ottimo per investire. Ma usate bene la testa. Niente mosse avventate.
È giunta l'ora di chiarire come stanno le cose in amore e fare una scelta tra due persone. Sul fronte lavorativo è il momento giusto per investire. Resterete imperterriti a guardare quello che vi accade intorno in questa giornata, senza cercare di intervenire. Fa abbastanza parte di voi questo atteggiamento, ma non vi si può nemmeno biasimare. La maggior parte delle persone restano impietriti e non mostrano alcuna intenzione di intervento, quando è richiesto uno sforzo sociale e collettivo, che non concerne il nostro personale interesse. Questo non vuole dire che dovrà sempre andare così. Protagonisti con la Luna nel segno, per giunta buona amica di Mercurio e di Venere, dunque la mente e il cuore allineati su di voi, rispettivamente con un sestile e un focosissimo trigono. Ecco la metà bella delle notizie, ma ora arriva quella brutta: Saturno contro il Sole in quadratura creano già varie complicazioni, ma se ci aggiungete che oggi pomeriggio anche Marte entrerà in Scorpione, raggiungendolo, statene certi che entro sera qualche problemino arriverà ad affliggervi o almeno a farvi preoccupare, come un mal di schiena, un battibecco in famiglia, un conflitto con la suocera. Amore ed Eros, situazione ambigua e conflittuale per le coppie ben collaudate e felici. Questo ponte si rivela una manna, potete stare insieme, confrontarvi e naturalmente fare l'amore come due adolescenti alla prima cotta. Diversamente va per i single, magari innamorati di qualcuno che nemmeno vi vede. Messaggio da scrivere e far recapitare celermente, qualcuno commosso dalle vostre dolci parole capitolerà. L'atmosfera di oggi potrebbe aver bisogno di un po' di luce. Dovrai sorridere molto e intrattenere tante conversazioni allegre prima che gli altri comincino a rispondere. Far parlare il partner potrebbe rischiarare la giornata. Romanticismo e atmosfere uniche sono regalate dal luminare femminile che transita in felice aspetto per il vostro segno. Non manca di deliziarvi una fortissima e sinuosa Venere in Sagittario. La continuità familiare, le unioni solide, i sentimenti genuini avranno il favore del cielo, specie se nascete ad agosto. La dolcezza, lo slancio generoso e sincero, vi fanno ottenere, in ricambio, tutto dal vostro, o dalla vostra, partner, specie se siete nati dal 3 al 10 di agosto. Lavoro e denaro, che attività spiacevoli quest'oggi. Tutta ironia, naturalmente, tra gite, mostre, cinema e bisbocci tra amici, ma un po' di fatica dovete farne ugualmente, specie in cucina a preparare una cena speciale per gli amici o i dolci per domani. Attenti alle dita, con il forno così caldo scottarsi è un attimo. Qualche battaglia per la supremazia animerà la giornata di coloro che lavorano in squadra con altri, ci sarà da lottare per affermare le proprie posizioni. Svolgete una libera professione. Un fortissimo Marte, per un ultimo giorno, vi dona la possibilità di nuove iniziative che guardano lontano e offrono consistenti conferme delle vostre capacità. In special modo se nati dal 19 al 23 agosto. Benessere, mal di schiena, troppi su e giù ad appendere decorazioni, mal di testa, troppi assaggini cucinando e troppi litigi in famiglia. Batticuore e rialzi pressori, perché non vi coprite abbastanza o perché siete innamoratissimi ma non corrisposti, insomma, per ogni attività, per ogni emozione, oggi c'è un malanno diverso, ma per tutti esiste anche un facile rimedio: uscite, camminate, pedalate, insomma, muovetevi, viaggiate, l'energia ha bisogno di circolare liberamente. Il senso di desiderio insoddisfatto può essere eliminato solo trattando te stesso con grande cura e usando l'autoconsapevolezza. Inoltre, prova a limitare l'assunzione di zucchero al mattino. Per lei, adorate vostra figlia, a differenza di certe madri non ne siete affatto gelose, anche se lei è nello splendore dell'adolescenza e voi sul primo gradino della scala in discesa. Vale a dire una luna che cresce e una che cala, ma riflettervi in lei è comunque gratificante, dopotutto è produzione propria. Per lui, a casa, precisamente ai fornelli, vi portate avanti coi manicaretti per la festa di Halloween, biscotti, torte dolci e salate, ma ricordate che negli ingredienti il vostro dito affettato non compare, attenti perciò con la lama. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8,
Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video. Ci vediamo nei prossimi video.